Salve ragazze, ciao, ciao a tutte. Allora, come avevo detto nel video precedente, volevo fare una serie di video per delle ragazze, che vogliono cominciare a creare dei bijou. Questo video, infatti, mi è stato chiesto anche da Nancy, che saluto tantissimo. C'è stata lei a chiedermi perché non facevo una serie di video per ragazze che comunque volevano cominciare a creare dei bijou. E quindi, siccome su YouTube ci sono tutti, diciamo, creazioni più complicate, allora volevo fare questi video, sempre se a voi vi fa piacere. Quindi ogni settimana, al massimo 2, vorrei fare questi video e li volevo chiamare, cioè come iniziare a creare bijou mettendo delle numerazioni ai video che facevo. E quindi questo titolo, diciamo, che mi è stato suggerito da Nadia, che saluto. E quindi vi mostro qual è l'orecchino che ora andremo a fare. È questo qui. Naturalmente voi potete usare i colori che più vi piacciono. Allora, i materiali che ci servono sono i seguenti. Allora, ci serve un chiodino, una monachella. Poi una monachella, poi ci serve il calibro oppure una riga. Allora, questi sono mezzi cristalli di 1 mm, quindi sono proprio piccolini. Poi ci servono dei mezzi cristalli di 8 mm, e una sfera da 10, da 10 no, una sfera da 12 mm. Poi ci servono, e poi naturalmente ci servono gli attrezzi, cioè i materiali. Ci serve una tronchesina, ci serve una pinza a punte tonde e una pinza a punte piatte. Questa me l'ha regalata Roberta. Un bacio, Robby. Quindi cominciamo. Allora, prendiamo il chiodino. Inseriamo una coppetta in questo senso, inseriamo la sfera, inseriamo un'altra coppetta nel senso opposto e ci troviamo così. Poi inseriamo mezzo cristallo di 1 mm, così, prendiamo di nuovo una coppetta, la inseriamo. Così, ci troviamo così. Prendiamo un mezzo cristallo di 12 mm, prendiamo la coppetta, la mettiamo nel senso inverso, così, ci troviamo così. Ora mettiamo il mezzo cristallo di 1 mm, così, poi mettiamo la coppetta così. Rimettiamo il mezzo cristallo, la coppetta nel senso inverso, ci troviamo così. Ora mettiamo l'ultimo mezzo cristallo e ci troviamo così. Ora cosa dobbiamo fare? Siccome il chiodino è troppo lungo, dobbiamo tagliare il chiodino a metà. Quindi prendiamo la tronchesina. E tagliamo. Ecco fatto. Ora prendiamo la pinza a punte tonde. Facciamo una specie di asolina. Prendiamo la monachella, la inseriamo. Prendiamo la pinza a punte piatte. Leggermente chiudiamo e ci troviamo così. E questo è l'orecchino. Naturalmente voi lo potete fare dei colori che volete, e questo è il primo paio d'orecchini. Se vi fa piacere, io continuo a fare questi video.
diciamo più semplici, per poi andare sempre più avanti e quindi imparare sempre altre cose. Vi mando un bacio, al prossimo video.